Una sala operativa itinerante ha accolto circa 50 alunni dei licei di Pesaro e Fano per una giornata dedicata alle lezioni teoriche e pratiche tenute dagli ortopedici dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. All'interno del track posizionato a muraglia, gli studenti hanno potuto apprendere le tecniche più innovative nell'ambito dell'ortopedia. Questa iniziativa, spiega il direttore generale dell'AST Pesaro Urbino, Nadia Storti, si pone l'obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della medicina ortopedica, offrendo loro un'opportunità unica di scoprire le possibilità e le sfide di questa specializzazione. A coordinare le operazioni, il direttore di ortopedia e traumatologia, il dottor Luca Memè. È un progetto che stiamo portando avanti da qualche anno con le scuole superiori e secondarie ad indirizzo biomedico di Pesaro e di Fano, liceo classico, per cui noi già durante l'anno scolastico abbiamo fatto 3 ore di lezioni teoriche dove abbiamo illustrato i principi teorici delle fratture, del trattamento delle fratture, delle patologie più frequenti in ambito ortopedico. Oggi abbiamo avuto questa possibilità, in collaborazione con una ditta con cui abbiamo rapporti di lavoro da anni, di poter far vedere agli studenti in pratica quello che facciamo quotidianamente in sala operatoria. Tutto questo utilizzando dei tessuti ossei di tipo sintetico con sistemi di placche, viti e chiodi che penso possano essere molto utili da vedere e da applicare per gli studenti. In questo track è attrezzato praticamente con 4 postazioni in cui è possibile fare degli interventi di tipo osteosintesi mediante impiego di sistemi placche, viti o fissatori esterni. E quello che in poche parole è una piccola sala operatoria virtuale e che penso lasci un buon ricordo a questi ragazzi che oggi hanno partecipato con noi a questo evento. Con l'evento di questa mattina gli studenti hanno potuto mettere in atto quanto appreso nelle lezioni teoriche. L'iniziativa inoltre ha rappresentato un'occasione per approfondire le conoscenze nel campo dell'ortopedia ed essere ispirati a intraprendere una carriera in questo settore della medicina. Per noi è molto importante perché consente ai nostri studenti del liceo classico, del nostro indirizzo classico, di approfondire in particolare interessi, sensibilità, attitudini in vista di studi successivi universitari in campo sanitario, medico in particolare, ma non solo, sanitario in generale. E permette anche di unire una parte teorica con la parte pratica. Esatto, ci sono anche esperimenti concreti, esperienze sul campo, presso gli ospedali di Fano, di Pesaro. È una immersione in vista di future scelte universitarie che completa il curriculum studentesco superiore. Dopo le lezioni di ortopedia appunto svolte sia dal dottor Memè che da noi due insegnanti di scienze, hanno avuto l'opportunità di poter appunto vedere cosa succede proprio all'interno di un intervento chirurgico di ortopedia, e quindi è senz'altro un'opportunità grande che, anche se questi ragazzi probabilmente vorranno fare medicina e quindi sicuramente magari qualcuno sceglierà anche di poter fare una specializzazione in ortopedia, ma hanno già toccato con mano per vedere appunto cosa andranno a fare. E proprio questo progetto a questo serve, per orientarli meglio verso quelle che sono le facoltà biomediche e quindi anche per poter acquisire determinate competenze nell'ambito biomedico. È molto importante per i ragazzi perché quasi tutti quelli che partecipano al corso stanno valutando l'iscrizione alla facoltà di medicina, quindi per loro è proprio un percorso di orientamento e già anche di approfondimento della materia.